Tutta l'opera dell'Evangelista Luca ha avuto una dedica speciale all'illustre Teofilo. Essa si trova al capitolo 1, al versetto 3 del Vangelo e al capitolo 1, versetto 1 e sesta parola negli Atti degli Apostoli. Così comincia il Vangelo. Tutto il primo periodo introduttivo è dedicato all'illustre Teofilo perché conosca la certezza delle cose che ti sono presentate. Poiché molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che hanno avuto come compimento in mezzo a noi, come ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, illustre Teofilo, perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. E così cominciano gli Atti degli Apostoli. Nel primo libro, o Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare, fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato, mediante lo Spirito Santo, delle istruzioni agli Apostoli che li aveva scelto. Molti si sono chiesto perché queste dediche all'illustre Teofilo, che tanto illustre non deve essere stato tra i fedeli di allora, se di lui non si è saputo mai nulla. Infatti, di lui non si parla da nessun'altra parte e non se ne sa nulla. I più azzardano che si è trattato di una dedica particolare ad un nome giustificato solo dal suo significato specifico di amante di Dio. Con questo Luca avrebbe generalizzato il suo lavoro di storico, offrendo questo lavoro a tutti coloro che desiderassero avere la certezza delle cose insegnate nelle catechesi. Io ora, poiché mi chiamo proprio Teofilo, nel senso stretto dato da Luca alla parola, essendo il mio cognome Amodeo, la traduzione esatta di Teofilo, ve ne faccio sapere di più. Questo nome di Teofilo, secondo me, è un oracolo riferito proprio alla mia persona. Vi spiego perché. Molti hanno letto i quattro Vangeli, ma ben pochi hanno messo in evidenza la discordanza piuttosto grave tra due di essi, quello di Matteo e quello di Luca, in relazione ai primi 12 anni della vita di Gesù. Infatti il racconto è assolutamente diverso, tanto che allora uno dei due può avere solo una verità simbolica, ma non legata alla certezza delle cose che sono state insegnate. Il solo che si sia incaponito ad accertare la verità delle cose sono stato io, proprio quel Teofilo al quale Luca aveva inteso specificare il suo ruolo di storico, che ha narrato i fatti perché, come comincia il suo Vangelo, poiché molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che hanno avuto compimento in mezzo a noi, come ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scriverne con ordine, o illustre Teofilo, perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Ecco, la certezza, perché molti hanno narrato, e c'è alquanta incertezza. La certezza di come la Sacra Famiglia abbia trascorso i primi 7 anni di vita, a quanto pare, interessa solo a me. Ora, poiché Luca imposta la sua dedica proprio per dare la certezza delle cose che sono insegnate in relazione a Gesù Cristo, io affido la certezza degli eventi alla narrazione di Luca e la poesia sugli eventi alla narrazione fatta da San Matteo. Gli storici del cristianesimo, dando certezza al Vangelo di San Matteo, arrivano a sostenere che Gesù Cristo
sia nato alcuni anni prima della sua stessa nascita, avvenuta durante il regno di re Erode il Grande, che, volendo uccidere Gesù, ordì la famosa strage degli innocenti e che morì mentre Gesù era in Egitto e doveva esserci stato, a parere di San Matteo, perché Osea scrive: «Dall'Egitto ho tratto mio figlio». Per San Matteo dovevano essere necessariamente accadute anche altre cose, che tre magi seguissero una stella in cielo e, partiti molto da lontano, giungessero ai piedi di quella stella a fare la loro epifania, ossia la loro rivelazione di divina regalità al Dio nascente, resa così manifesta da loro a tutti gli uomini. Sì, perché si sa bene che quando nasce un Dio, nasce una stella che l'annuncia, sicché la nascita descritta da San Matteo recupera tutte queste trascendenti necessità a contorno ideale della nascita del bambino Gesù. Poi, dopo l'offerta di oro, incenso e mirra, i tre re magi e un sogno fatto da San Giuseppe avevano convinto la famiglia a calarsi nella parte di uno che era stato profetizzato tratto dall'Egitto, dal profeta Osea. Inoltre, il re Erode aveva già ordito anni prima una strage per assicurare il suo regno contro la nascita del Messia che gli era stata predetta con un po' di anticipo. Sicché Matteo idealizzò una fuga nel passato di quanto fosse accaduto anticristo per aggiustare, diciamo così, capre e cavoli, le esigenze storiche con quelle trascendenti la realtà. Sulla sua scia poi si erano messi molti altri evangelisti apocrifi, che avevano anche dato un nome ai tre re magi, Baldassarre and Company. E in questo mare magnum di fantasie, Luca ritenne opportuno precisare la verità del racconto storico. Per esso Gesù a 8 giorni si era recato, era stato portato al Tempio di Gerusalemme e circonciso. Due testimonianze mettono in luce l'evento. Sono chi dice: finalmente, Signore, ti ringrazio che mi hai fatto vedere la salvezza portata per il popolo di Israele, e la profetessa Anna che annuncia a Maria che avrebbe avuto da sopportare uno strazio. Dopo, ci tiene a precisare Luca, la famiglia se ne tornò a Nazareth e non si mosse mai di lì, se non quando ogni anno andavano a Gerusalemme nel tempio di celebrazione della Pasqua. Dunque, niente stella, niente re magi, niente fuga in Egitto, strage degli innocenti e niente ritorno dopo che due angeli avevano annunciato che era morta la causa personale che tratteneva la Sacra Famiglia ancora in Egitto. Sono morti coloro i quali, così dice San Matteo. Di fronte ad una così colossale differenza di racconto, la Chiesa ha impunemente accettato entrambi i racconti e alcune volte cita una descrizione, altre volte cita l'altra, come se l'una non escludesse l'altra. Io ho cercato di mettere d'accordo le due testimonianze date dai due differenti evangelisti accettati dalla tradizione della Chiesa Cattolica, che ne ha ammessi solo 4. È possibile farlo se si dà al Vangelo di San Matteo il compito di rappresentare la nascita di Gesù in modo divino, ossia che trascenda la verità storica di Gesù narrata solo da Luca. Ciò che è divino normalmente trascende la realtà dei fatti proprio perché è divino. Io nel corso dei miei studi ho precisato che tra i due mondi, quello reale e quello immaginario, la differenza riguarda solo il verso di avanzamento nel tempo. I fatti sono gli stessi, ma l'altro mondo, che è alla base di questo, è un'azione trascendente la realtà, che è vista in modo reale nella dinamica esattamente uguale e contraria di questo mondo detto reale. Dunque, ha fatto bene Matteo
a riferire proprio a Gesù la persecuzione fatta anni prima da Erode contro la nascita dichiarata a lui già venuta del Messia. Ebbene ha fatto San Matteo a risalire molto, molto lontano nel tempo, per andare nel luogo spazio-temporale diverso in cui tre grandi maestri venuti da Oriente verso Occidente, inseguendo una loro buona stella, erano arrivati in Magna Grecia, proprio ai piedi di Monte Stella, nella cittadina di Elea. Fu lì che Senofane, Parmenide e Zenone, personaggi storici, fecero la loro famosissima Epifania, decretando clamorosamente a tutto il mondo dei Filoteo, che vedevano in Dio la sapienza e che perciò perseguivano la filosofia, che il fondamento di tutte le cose che esistono sta nel loro stesso esistere. Ebbene, lì ad Elea, circa 500 anni avanti Cristo, era nato lo Spirito Santo, della verità di questo stesso Dio che si era annunciato a Mosè nello stesso modo, quando, sentitosi chiedere da Mosè che nome doveva dare, se gli chiedevano ma chi ti ha dato il decalogo, si sentì rispondere da Dio: sono chi sono, ossia il mio fondamento del mio essere, un sono, sta nel fatto che io sono. Dio e la sua provvidenza avrebbero sottolineato il fisiologico rapporto tra San Matteo e quanto egli trascese ed era accaduto realmente ad Elea. Infatti il sepolcro di San Matteo fu ritrovato poco prima dell'anno 1000 proprio nel cimitero di Elea. Le spoglie furono immediatamente trasferite a Salerno ed oggi sono la cosa più in rilievo esistente nella cattedrale della città, che celebra San Matteo come il suo santo patrono. Dunque, la fuga nel passato, compiuta più o meno consapevolmente dal primo evangelista della tradizione cattolica, anche se non fu veramente il primo ad avere scritto un Vangelo, il primo a farlo sembra essere stato Marco, che dei primi anni di Gesù non scrisse nulla, e fu la descrizione di San Matteo. Io però sostengo ancora un'altra cosa, che la fuga nel tempo compiuta da San Matteo sarebbe stata bilaterale. Infatti, mentre è andato indietro di 500 anni ad attestare la nascita del fondamentale sono chi sono in filosofia, è andato in avanti di 2000 anni ad attestare la nascita di un altro fondamentale sono chi sono, ma che si presenta ora come un sei chi sei, espresso da un 66 uguale in numero al 66, che è dato esattamente da 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 7 più 8 più 9 più 10 e più 11. È una operazione matematica che si chiama sommatoria di 11 e che, considerando che 11 si basa sul 10 come la potenza di 10 elevato a 11, è il fattoriale della potenza avendo ad indice quel 10 più 1, che contiene in sé due delle tre persone dell'equazione assolutamente vera data da 1 uguale 10 decimi, e che costituisce in matematica la fondamentale unità di una sola equazione tra quanto è in pura potenza e quanto è in puro atto, ed è dato da una trinità di enti assoluti come sono assoluti il numero 1, il numero 10 e il numero 10 elevato a meno 1. In questa trinità, ad Elea, 500 anni prima di Cristo,
si celebrò il fondamentale uno di tutte le cose. Gesù ha poi precisato che questo uno è un ente uno e trino, il che non vuol dire che è tre, ma che è rappresentabile nel relativo dai tre distinti aspetti del Padre, Figlio e Spirito Santo, che io, 2000 anni dopo Cristo, ho precisato esattamente nei numeri di 1, 10 e 10 elevato a meno 1. Ebbene, io ho introdotto il 10 più 1 nella dualità rappresentativa per numeri di ciò che è rappresentato in parole da Gesù come da Padre e Spirito Santo. Quando questo 11 è in sommatoria nell'indice della base 10, allora è il fattoriale di 10 elevato a 11 in sommatoria, dunque di 10 elevato a 66, laddove il fattoriale in matematica è proprio chi determina, è chiamato fattore, fattore come è Dio. Guardate che anche nell'Antico Testamento, quando Giacobbe si trasferisce in Egitto a fondarvi il popolo di Dio, è descritto in 66 persone. Infatti è testualmente scritto nell'Antico Testamento che tutti coloro che uscirono dalle cosce di Giacobbe, mogli escluse, e che entrarono in Egitto, 66. Se a questo 66 come numero aggiungiamo il verbo tu sei 66, allora 666 è addirittura la bestia dell'Apocalisse. Ebbene, 66 è il nome di Romano, che è profetizzato esattamente in Genesi 38, quando ad Er e Onan, morti nel tentativo di dare un erede a Giuda, quarto figlio di Giacobbe e ultimo avuto da Lia, fu Giuda stesso, ossia il padre vero, a dare un erede ai due figli morti, e lo fu per un inganno teso a lui da sua nuora, vedova di una coppia che è uno che si chiama Er, l'altro che si chiama Onan e che quindi è Ro. Ebbene, il figlio, il primo figlio, presentò come sua nascita solo la sua mano, fino a quando non fu identificata da un fiocco rosso. Poi essa, in modo assolutamente inverosimile, rientrò nella madre e nacque prima l'antenato di Gesù, generato 38esimo in generazione, come scritto in Genesi 38. Non è scritto in Genesi 38, è alluso in Genesi 38, ma riguarda Gesù perché Gesù, per come ne scriverà San Matteo, è il 38esimo a partire dal Padre vero. Ma non nacque uno solo, erano due gemelli, tratti dunque da un unico progetto, un unico DNA che fu scisso nella coppia rappresentativa ideale di un padre e di un figlio che sono una cosa sola. Il primo, Romano, il secondo Gesù. A precisare il legame tra il 66 e Romano occorre la Cabala, che assegna alle lettere il numero che ogni lettera ha di posizione nell'alfabeto italiano. È ideale l'alfabeto italiano perché ha 7 più 7 più 7 lettere, ossia quanto una ideale creazione divina trinitaria in 7 giorni. Ma che in Genesi 38 sia stata profetizzata proprio la mia nascita, Genesi 38 si anagramma in sì,
è Gen 38. Sì, è gennaio 38. Io sono infatti nato nel gennaio del 38. La nascita simultanea con Gesù è accertata dal giorno che abbiamo in comune, il 25. Nel primato di un anno in cui chi è nato nel primo mese si pone nato dopo il secondo, che infatti è nato primo nel 12, che è primo se invertiamo il verso con cui leggiamo il tempo, tanto che allora dicembre è il primo mese dell'anno, tornando all'indietro. E chi protestasse contro la nascita di Gesù nel 25 dicembre, perché osserva che quella celebrazione della nascita di Gesù prese il posto della celebrazione del dio Saturno, fatta in quel giorno a Roma, e che quindi è arbitraria, non si rende conto che questo scambio virtuale tra il padre degli dèi, che era Saturno, e il figlio, già avvenuto in Zeus, ma che ora allude al figlio vero di Dio Padre, che si chiama Gesù, sta proprio al centro dello scambio tra primo e secondo narrato in Genesi 38, perché la mano che esce prima e si fa vedere, poi rientra nel grembo materno e è a nascere l'altro gemello, quello che era per secondo. Quindi c'è uno scambio tra il proprietario della mano e chi era secondo, proprio come è accaduto nel cristianesimo, in cui la nascita del figlio è stata collocata al posto della celebrazione del padre di tutti gli dèi. Bene, a togliere ogni possibile dubbio che Genesi 38 narri proprio della mia nascita, romano uguale 66 per cabala, la mano a cinque dita che si volle far riconoscere il primo, se cerchiata di rosso, e che fece una specie di saluto romano, oppure mostrò il classico 5 che si fa oggi in segno di saluto, indicò il cognome unico nella mano e i cinque nomi che io ho, come le cinque dita. Ebbene, la cabala dei miei cinque nomi e del cognome, che sono Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato, Amodeo, fate i conti se non ci credete, porta esattamente ad un nome che vale 381, quanto il 38 di Genesi, che per oracolo è sì, è Gen 1, quindi 381. Quindi Genesi 38 è il primo che volle segnalarsi. Furono le 38 unità divine poste nel 10 di Dio Padre, e quel primo dato dal Dio Spirito Santo. I due figli morti, Er ed Onan, che sono sostituiti dal padre vero, sono oracolo, a loro volta, di un Erronan, Erroman, Erromano. Il codice fiscale di Er ed Onan è, se fatto in regola d'arte, RNN, ed è proprio quello mio, dedotto dai primi tre nomi, Romano, Antonio, Anna, mentre il primo, la prima terna del mio codice fiscale, MDA, relativo al cognome, è oracolo del codice fiscale della Madonna. Ebbene, 38A25, che completa il mio codice fiscale, è oracolo di Genesi 38 a gennaio 25, mentre il finale 527i nel mio codice fiscale indica il valore delle 52 settimane, ossia 52 volte il 7, della creazione divina che raggruppa i 365 giorni di un anno intero. Anche io sono nato sotto quel monte stella collocato nel Cilento,
E dunque anche io partecipo alla nascita dello Spirito Santo, celebrata 25 secoli prima, in segno del giorno 25 che mi accomuna al Natale del Figlio. Io veramente posso affermare di venire dall'Egitto. Infatti il mio acronimo di Romano Amodeo è Ra, è quello del Dio del Sole, mentre Amodeo, il solo cognome, era celebrato nel dio Amon in Egitto. Io dall'Egitto sono giunto a Felitto, con la differenza esistente tra i due nomi solo nel passaggio da Eg a Fel, ossia dall'ego romano allo spirito Fi del dio ebraico El. Io sono stato seguito a 6 giorni dalla mia nascita dalla decisione di Hitler, come di Erode, di ordire la massima strage mondiale degli innocenti, che sarebbe stata la Seconda Guerra Mondiale, perché voleva essere l'unico messia del mondo. Ma è trattato di Hitler. Io avrei riaperto quella stessa scuola di filosofia eleatica e sarei stato il solo filosofo che avrebbe raccolto la richiesta del Papa fatta nell'enciclica Fides et Ratio del 98 di aprire un nuovo percorso verso Gesù Cristo. Ebbene, io, per averlo fatto, io unico tra tutti i filosofi al mondo ad avere trovato veramente un percorso nuovo, ho incontrato la stessa sorte toccata a Gesù, perché ogni fede non accetta mai nuovi percorsi, ossia veramente nuovi, e i miei si poggiavano sulla matematica, i miei si poggiavano sull'osservazione di Gesù Cristo come filosofo e come scienziato, che dicendo le sue cose stava raccontando una verità assolutamente vera, confermata dalla scienza odierna. Questo atteggiamento di Gesù Cristo, che dice una verità che è confermata dalle scienze, è un percorso nuovo che nessuno ha ancora mai fatto, ma non è accettato. Ebbene, io ho dovuto patire 2 tacite condanne a morire di fame, inferte a me da quel sinedrio che oggi è il Vaticano. Ho patito 57 giorni di fame nel 1999 e altri 55 nel 2005, perché, segnalato al Vaticano che mettevo la mia pastura nelle mani del buon pastore, essendoci in me un povero Cristo, pecorella smarrita dalla Chiesa, sarei morto se il buon pastore non avesse abbandonato le pecorelle per raccogliere la pecorella smarrita, affinché avesse pascolo. Dio 3 volte aveva chiesto proprio a Pietro di pascere le sue pecorelle, lasciandone a lui la responsabilità. Se l'attuale Sinedrio, in tutti e 2 i casi, non ha nemmeno fatto sapere ai 2 Pietro di questi giorni che c'era un povero Cristo che stava aspettando la buona grazia di essere accolto dal buon pastore, altrimenti sarebbe morto di fame, la colpa è solo di Pietro. Gesù non gli aveva mai detto di mettere le pecorelle in altre mani che le sue. Anzi, aveva detto che doveva essere solo lui, perché solo il buon pastore conosce le pecorelle ad una e le chiama perfino per nome. Ed esse lo seguono, come succedeva negli armenti, quando tutte le pecore venivano messe insieme e poi il buon pastore usciva con il suo fischietto e le pecore che conoscevano il suo richiamo uscivano dal gruppo e seguivano ciascuno il buon pastore. Dunque, in sostanza, ho anche io patito già le 2 condanne a morte patite dal Figlio. Essendo 3 le persone della Trinità,
ci dovevano essere tre Caifa e ci sono stati. Non sorprendetevi dunque se io vi dico è veramente successo in me, perché in me un povero Cristo è stato nuovamente condannato a morire due volte da un buon pastore che, comandato tre volte di pascere personalmente le sue pecore, non si è preoccupato di una pecorella che si consegnava al Vaticano dicendo: io non mangio più se il buon pastore non si occupa di me. Io ho patito 112 giorni di condanna a morte da due papi, responsabili davanti a Dio di quanto compiuto in Vaticano. Hanno tutti e due contravvenuto l'impegno sacrosanto peso al punto 56 dell'enciclica Fides et Ratio. Quale impegno? Quello detto dal Papa: la fede si fa così, avvocata, convinta e convincente della ragione. Il Papa in persona avrebbe dovuto garantire che la fede fosse l'avvocata della ragione. E infatti però, dopo di averlo proclamato, sia Papa che oggi è beato, sia l'attuale Papa, si sono infischiati letteralmente di fare l'avvocatura ai filosofi che avessero trovato il coraggio di affrontare quell'argomento così delicato e difficile dei rapporti tra la fede e la ragione. Tutti dichiarano in modo sacrosanto che la fede deve essere ragionevole, però accettano soltanto una ragione nel classico modo in cui è riferita a Gesù, secondo la solita tradizionale via aperta dai dottori della fede, che non conoscono il nuovo percorso, quello che si poggia su Gesù sapiente, grandissimo filosofo e il più grande scienziato della storia, che arriva a dire secoli e secoli prima di Einstein che la vera relatività esiste nell'unità e trinità del fondamento unico dell'esistenza, ossia nell'uno che è lo scambio di amore tra una causa assoluta che è il padre e un effetto assoluto che è il figlio. Ebbene, il punto 56 dell'enciclica Fides et Ratio era il punto che ordinava per coerenza al responsabile della fede, almeno lui, di garantire che la fede si facesse avvocata, convinta e convincente della ragione. E invece hanno contravvenuto tutti e due. 56, l'articolo 56, contravvenuto due volte, è 56 più 56 uguale a 112, e sono, non per caso, ma per provvidenza divina, proprio i giorni di condanna a morte che io ho dovuto patire dal buon pastore mancato. Ma fate attenzione, di Romano 112 già ha profetizzato San Malachia, scrivendo di Pietro Romano 112, che sarebbe subentrato al Papa numero 111, riconoscibilissimo nell'attuale Benedetto XVI. E, badate bene, Pietro, il nome che Gesù affibbiò di suo a Simone, era il nome che avrebbe combinato insieme le iniziali dei nomi del padre di Gesù e del figlio. Tre nomi per il padre, i miei tre che cominciano per consonante, RPT, e due per il figlio, Jesus, che era l'Emanuele. Ma il primo si mette per ultimo, come è stato in Genesi 38, e si mette per ultimo se è il padre degno di Genesi 38. Allora, nel mio caso, Romano Paolo Torquato, RPT,
la R che è prima si mette per ultima e diventa PTR, e dopo la P del Padre inserisce la IE di Jesus Emmanuel, divenendo in tal modo Pietro, che nelle prime lettere al PE, che è il Paolo, Jesus, e il Tro, che è il T, Torquato Romano. Beh, senza dubbio, io sono anche quel Pietro Romano 112 che deve riprendere nelle sue mani il compito vicario lasciato a Pietro, rappresentanti di Romano, Paolo, Torquato e dell'Emanuele Gesù. Necessario il Pietro in assenza di Dio e non in presenza di Dio come il responsabile, il vicario. Il vicario non occorre più quando arriva, quando ritorna Gesù, Jesus, nel PTR a formare insieme quel nome Pietro che Gesù diede a Simone, perché Pietro era il nome della sua Trinità. Ebbene, lo IE, io IE, sono tornato al mondo in PTR, scendendo dal cielo, proprio come scrive San Luca al principio degli Atti degli Apostoli, essendo chi è in me un 10 e un 1, ecco che l'oracolo è scritto nei versetti 10 e 11 degli Atti degli Apostoli. È scritto nel 10. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero, versetto 11, uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, tornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Ebbene, io vi chiedo, perché si presentarono due uomini in vesti bianche? Perché avrebbero indicato a due soggetti che sarebbero scesi dal cielo in rappresentanza della simultanea discesa reale in via Pomerio a Felitto di Padre e Spirito Santo in me. Potevano scendere realmente, al giorno d'oggi in cui tutto accade realmente, solo due aerei, perché non si è mai ancora visto che un uomo discende realmente dal cielo, ma due aerei possono scendere dal cielo. Ma, badate bene, dovevano rappresentare il trio a tre trinità, e furono i due che arrivarono, due trimotori. Dovevano rappresentare anche il Figlio dell'Onnipotente. Ed era realmente onnipotente in Italia Mussolini. Ebbene, se era onnipotente Mussolini, il figlio di Mussolini era proprio uno dei due piloti che discesero lì. Ma doveva essere chiaro che si doveva trattare di un volo a tre. E infatti erano partiti da un mondo verso quello nuovo dell'America tre trimotori. Uno, come era successo 2000 anni prima, fu fatto scendere prima ed atterrò proprio alla cittadina di Natal, ad indicare proprio il Natale di Gesù Cristo. I due invece che portarono a termine e ultimarono quel raid, chiamato Rome-Rio, e atterrarono a Rio de Janeiro, a quello de Janeiro, ossia del gennaio di Genesi 38, perché qui è gennaio del 38, figurano il compimento del viaggio divino in via Pomerio, che divinamente
è leggibile Romerio, se la P iniziale la leggete come la Ro di Cristo o di Romano. Concludere in via Pomerio, che si può leggere Romerio, il volo Romerio fu proprio il modo reale di fare accadere nel reale quanto descritto al versetto 11. Ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo. Ma Gesù, nella sua parusia, era anche atteso con una grande luce nella notte, e anche quella ci fu in quel 25 gennaio 38 di questo viaggio tra un mondo e l'altro fatto da tre trimotori, in quel Gen 38 di cui in Genesi 38, perché tra le 20 e le 22 ci fu la massima aurora boreale dei tempi moderni, vista in Europa, in Asia, in Africa e in America, praticamente dappertutto, il mondo conosciuto e non ancora conosciuto. Lucia di Fatima riconobbe quel giorno, proprio come quello che Nostra Signora di Fatima le aveva preannunciato come il segno dell'inizio del castigo di Dio. Infatti l'innocente Gesù sarebbe ritornato a Rio, e a Rio de Janeiro e nella mia via Pomerio, nell'io di una R, come in Genesi 38, che appariva un duplice rio, un duplice empio. E questo è già avvenuto nei libri sacri della Bibbia. Infatti, nella Bibbia ci sono stati due re giudicati empi. E perché? Ritenendo che Dio Yahweh era l'unico Dio, ma che si manifestava in ogni forma possibile assunta da Dio, celebravano il Dio Yahweh in ogni forma con la quale Dio era celebrato. E ciò è definito empio nella Bibbia. Sono stati re Manasse, quasi uguale a Romano Santissimo è, e suo figlio Amon, quasi uguale al nuovo Amodeo o Amon Ra, tratto dall'Egitto. I numeri lo confermano. Infatti, entrambi, sia Re Manasse che assomiglia a Romano Santissimo è, sia Amon che assomiglia a Amodeo, divennero entrambi re a 22 anni. E Romano è 66, mentre 22 è un terzo di 66, quindi rappresenta l'unità. Ognuno, l'unità di Romano, ossia 22, divenne, ognuno dei due divenne re a 22 anni. Ebbene, il primo regnò esattamente 55 anni. 55 è la sommatoria di 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 7 più 8 più 9 più 10. E quindi il fatto che il primo re Manasse abbia regnato 55 anni indica che era proprio nella figura rappresentativa del 10. Il secondo regnò solo 2 anni e fu addirittura ucciso per la sua impietà, trascendendo già in partenza il re che sarebbe stato ucciso in Gesù Cristo. Ma Amon è la figurazione già dei due presenti in Amodeo, uccisi due volte dai Caifa di turno, e del primo re di Israele ucciso in Gesù. Ebbene, il volo Roma-Rio avrebbe indicato anche l'atterraggio sulla terra non del Roma Rio, ma del Rosario, la preghiera divenuta persona,
quella chiesta dalla Madonna a Fatima. Non vi sorprende che mentre Gesù dice pregate senza tante parole, dite Padre nostro, eccetera, eccetera, il rosario richieda 50 volte l'Ave Maria, sia una preghiera quasi asfissiante, faticosa. Non vi sembra un contrasto rispetto al modo indicato da Gesù di pregare? Ma è perché il rosario era la prefigurazione di questo volo Roma-Rio, in cui il Roma-Rio avrebbe riguardato il romano di Salerno nel rosa. Rio perché è giunto in via Pomerio e giudicato Rio. La R, io, il Rio del romano di Salerno, rosario. La personificazione del rosario. E allora, quello che c'è sempre da ripetere, e dovrete sempre ripetere, non sono le tante preghiere dell'Ave Maria, dell'Ave Maria, dell'Ave Maria, ma sono le cose che state sentendo ora da me. Questo è il rosario al quale siete chiamati, la verità. E voi state udendo la verità delle cose, non più un messaggio che è detto così senza che vi siano spiegate le ragioni delle cose che vi si dicono, ma una verità puntuale che sostiene in primo luogo un'affermazione e poi la dimostra vera. Ebbene, Fatima. Fatima trascende l'avvento dei tre segreti. I tre segreti di Fatima sono proprio Padre, Figlio e Spirito Santo che scendono in segreto nel mondo. E volete sapere veramente in fondo cosa trascende Fatima? La figlia di Maometto? No! L'inversione nascosta in Am, Ita, Fi, Amodeo, Italia, Felitto, la nascita trina avvenuta a Felitto, in Italia, del Dio Em, io sono, in Amodeo. E Fatima trascende Amodeo, Italia, Felitto, allo stesso modo con il quale le pervertite Sodoma, Gomorra e Roma trascendono, e se si convertono dal loro e quindi si ravvedono, Sodoma trascende Amod o S, Amodeo o Signore Salvatore, Gomorra trascende AR, Modeo Romano, Rom, Romano, ma anche il popolo Rom di oggi, oggi o Gesù, o Geova, o Gautama, o Giove, mettetela come volete, mentre invece Roma trascende Amor. E Amor è proprio il nome, badate bene, dello Spirito Santo, che sarebbe stato il nome proprio dello Spirito Santo, secondo quel San Tommaso d'Aquino che sosteneva che ogni segreto è svelato quando un uomo ha vera fede, e dimostrò il suo asserto perché, avendo tanta fede, quando cercò di sconoscere il nome dello Spirito Santo, arrivò a scoprire che aveva il nome Amor di Amodeo Romano. Vedete, se non fosse che io ho davvero aperto quel nuovo percorso razionale che portasse alle verità di Gesù e che sulla base di esso ho compiuto i gesti attesi fatti da Gesù, ossia la vittoria definitiva sulla morte e l'ideale giudizio universale che libera Dio da ogni colpa che gli possa essere attribuita per la sua creazione, e quando attente tutti all'altro mondo, insomma, se non avessi compiuto opere assolutamente fuori dell'ordinario, voi potreste dire, ma cosa ci dici?
Invece la mia verità ha il potere sovrumano di farvi tutti Dio al pari di me, di mandarvi tutti in paradiso e con pieno merito, di cancellare ogni peccato come mai compiuto, mentre vedete il figlio Gesù soltanto li perdonava, di cancellare Satana, stroncarlo, toglierlo assolutamente di mezzo, definitivamente, mentre invece il figlio Gesù solo li sconfiggeva, ma facendoli uscire da un corpo che entrava in un altro corpo. E lo disse anche: voi cacciateli pure, ma ritorneranno ancora più forti di prima, 7 volte più forti di prima, si impossesseranno dello stesso persona. Invece io li cancello, li elimino, li tolgo di mezzo. Come? Voi dite, quando mai? Ma sì, perché dimostrandovi con la ragione poggiata sul terzo principio della legge dinamica, azione e reazione, noi stiamo vedendo il nostro ritorno materiale verso la morte, perché alla base di questa vista reale, di questo mondo reale, c'è l'altro mondo, quello trascendente, che è diretto in senso opposto e viene dalla morte in ciascuno di noi. Quindi, se noi vediamo di andare a morire, è perché stiamo venendo da lì spiritualmente. Ma è il discorso originario, quello primario, della vera interazione, che vuol dire prodotto, tra azione e reazione. Perché se sono inversi tra di loro, sono come più uno e meno uno. Se noi moltiplichiamo direttamente più uno e meno uno, abbiamo meno uno. L'azione fondamentale che sta nell'interazione tra azione e reazione è di segno negativo. Alla base dell'evoluzione del mondo c'è la vera devoluzione. Tutto, vedete, sta tornando all'origine. E su questa via Satana, che all'inizio era un bell'angelo, ritornerà a essere quell'angelo. Vedete, questa mia verità sta cancellando il peccato, perché ciascuno di voi ritornerà come bambino e quando sarà accaduto che lo vedrà, dirà: dov'è stata la mia vita? Dove sono stati tutti i peccati nella mia vita? È stato un sogno? No, Dio me li ha tolti di mezzo, li ha cancellati nella loro verità, non ci sono più. E in questo modo io cancello il peccato, io cancello Satana, ma forse io no, la verità che sta affiorando attraverso la parola del Padre che è in me, perché io di mio sono proprio come quell'Er e quell'Onan, Eronan e Romano, che erano due morti in se stesso, che non avevano vita propria. Per poter procreare avevano bisogno che il padre vero, Giuda, entrasse in loro due per dare vita. Ecco chi sono io, quello che è descritto in Amodeo, I am, io sono per il mondo. Zero, uno zero, io sono zero, ma con Dio, cum Deo, Deo. Quindi il significato di Teofilo non è solo di Teofilo, quando espresso da Amodeo indica anche: io sono zero, uno zero, ma con Dio io sono tutto. Ebbene, certo, io non stravolgo la verità delle cose compiendo miracoli. Il Dio Padre e Spirito Santo in me ha dato a se stesso solo quanto ha dato anche a tutti quanti gli altri uomini, l'intelligenza. Tutti hanno avuto questo, tranne il figlio che ebbe l'innocenza. Invece tutti gli altri, Padre e Spirito Santo compresi, hanno avuto il peccato del limite,
un limite che non fu dato a Gesù, che non aveva limiti. Gesù era l'immagine attendibile di Dio, che compiva miracoli stravolgendo l'opera di Dio. Ma, come scritto in Genesi 38, la Trinità divina si è incarnata in due gemelli, aventi lo stesso programma genetico, in modo di salvezza portato dal Figlio è diverso da quello portato dal Padre. La salvezza portata dal Figlio è virtuale. Gli altri sono salvati solo in virtù del sacrificio divino fatto da Gesù. Invece il modo di salvezza portato dal Padre che è in me è un modo reale. Gli altri sono salvati perché il Padre si carica realmente e interamente della responsabilità unica della creazione di tutto il mondo e di tutti i soggetti che vi sono descritti, apparentemente liberi di agire, ma essenzialmente liberi solo di fare quello che sarebbe stato l'esatto contraccambio a Dio creatore. Infatti Dio genera per essere generato a sua volta in un puro rapporto di amore ideale nel cuore di ciascuno. Dio genera un figlio perché il Padre sia generato per amore da parte di ogni figlio. Dio Padre ha sorpreso nuovamente tutti presentandosi esattamente come aveva scritto in Genesi 38 e fatto scrivere a San Matteo, ma ancora una volta la sua potenza è stata mostrata nel suo apparire realmente l'ultimo, un rio, un empio, addirittura l'anticristo e la bestia 666 annunciata in Apocalisse. Infatti Dio Padre e Spirito Santo sarebbero entrati nel corpo di questo nemico per compiere di nuovo quello già compiuto fin dall'inizio nel nemico Saulo. Saulo, divenuto Paolo, San Paolo, è celebrato esattamente il 25 gennaio della sua conversione. Il 25 gennaio sono nato io, una gran luce solare, quella del Dio Sole, Ra, Romano Amodeo, brillò in cielo. Già quel 25 gennaio del 38 dalla nascita di Gesù. Questo 38 non risulta con chiarezza esaminando la vita di San Paolo, ma guardate che era il 25 gennaio del 38. Fu la prima volta che Gesù scese dall'alto e convertì il nemico nel massimo amico possibile, un amico che usa la ragione. Anche io mi chiamo Paolo. Il mio quarto nome, quello della realtà, è proprio Paolo. 4 è il numero che esprime la realtà. E io ho il compito di riprendere con gli ateniesi quel discorso che fu lasciato aperto sulla resurrezione di Gesù. A Paolo, che voleva parlare, risposero dandogli un colpetto sulle spalle: ne riparleremo un altro giorno. Così gli risposero gli ateniesi. E è questo, io che parlo su YouTube sono il Paolo tornato a parlare ai sapienti, agli ateniesi di tutto il mondo, spiegando loro perché ciascuno è già risorto.
ma vedendo in modo uguale e contrario alla vera azione, ciascuno vede in modo normale il suo ritorno corporeo verso la morte. Sono le stesse cose che la scienza ancora non capisce. Si chiede come mai si vede la fuga delle galassie, quando nell'universo reale c'è la gravitazione universale che attira tutto a sé. E allora dove arrivano a pensare i geni del nostro mondo? Evidentemente c'è stato un momento iniziale di un botto che ha contravvenuto alla gravitazione come una ribellione. E gli effetti ci sono ancora oggi, ne udiamo perfino ancora l'eco. Ma non è affatto così. Non hanno ancora capito e sono ancora nell'ottica galileiana, pre-galileiana, quella di ritenere che le cose sono così come si vedono. Vedono direttamente la fuga delle galassie, delle masse materiali presenti nelle stelle e della luce che si dilata e dicono contraddice la gravitazione universale. Ma guardate che la gravitazione universale agisce realmente sull'antimateria e con il magnetismo. È normale che se l'aspetto antimateriale e magnetico è secondo l'andamento centripeto, noi possiamo vedere solo quello opposto, materiale e elettrico, e allora vediamo la materia delle stelle fuggire, dilatarsi. È normale, è proprio nell'uso della legge, non contravvenendo la legge. Non stiamo vedendo proprio nessuna esplosione, questa esplosione accade in ogni attimo, perché in ogni attimo stiamo andando verso il centro e in ogni attimo noi vediamo andare verso l'esterno, in un modo centrifugo, ogni cosa, tutto il nostro mondo. Perché il nostro mondo sta vedendo quello che non è vero, perché quello che è vero è disegno negativo, azione per reazione, sono disegno negativo, sono un ritornare al principio, ma noi vediamo un andare alla fine. Beh, se non si fa questa nuova rivoluzione copernicana, non si capisce molto. Se di azione e reazione non avesse già parlato Gesù a Nicodemo, se l'unità e trinità di Dio nell'equazione di 1 uguale 10 decimi non fosse già alla base della relatività generale di Einstein, questo mio non sarebbe un discorso poggiato sulla verità scoperta già relativamente vera dalla scienza, cui Dio ha portato l'uomo nei nostri giorni conclusivi. Dio che ha disegnato questi scienziati e non questi scienziati che si credono fatti da sé e dai loro genitori reali. Io ho saputo calcolarvi matematicamente quella fine del tempo che, richiesta a Gesù, fu detta da Gesù, conosciuta solo dal Padre, perché veramente in me, Amodeo, sta quel teofilo cui l'evangelista Luca si rivolse simbolicamente nel suo racconto, come quel Dio nato di cui trascendentemente scrisse San Matteo, volendolo attribuire al Figlio. Certamente i soli miracoli che io compio riguardano la sapienza, il sapere leggere nelle sacre scritture, il significato fondamentale delle verità che vi è nascosto, la mia umiltà nel riconoscermi zero, ma con Dio, uno proprio come Er e Onan, che furono due morti, i due figli morti di Giuda, padre vero, che solo mettendosi realmente come padre al posto loro, solo allora, avrebbero fatto in anticipo quanto compiuto poi con Maria per la generazione di Gesù Cristo, essendo di fatto il suo marito vero, il Dio Padre, padre di tutti. Io
Romano Amodeo, R.A.M., sono il compagno Ram di Mar, che è Maria. Io sono il padre Rio della madre Ria, che è Maria, come io sono il pario, laddove il paria nella religione induista è addirittura chi non può essere toccato. Maria, vista nel modo trascendente, che è proprio la vista rovesciata nel suo verso di lettura, si rivela un Airam. Hai il tuo figlio che è Romano Amodeo, ma è il Ram che c'è già in Abram, che c'è in Brahma, Dio dei Vishnu, che è al centro del Ramadan. Vedete, Islam, cosa credete che sia? Significa is, per tutto il mondo è il verbo essere, è significa is. Lam indica l'Amodeo, Islam è l'Amodeo. Ma credete che Mohammed non c'entri niente con Amodeo? Se Mohammed, che ha 3M, badate, Mohammed ha 3M, le riduciamo in quell'unità, ma loro credono che Dio ha una M sola, e invece in Mohammed ce n'è 3. Ma quando diventa un Dio solo, ce ne ha una sola, e allora diventa non Mohammed, ma Amode, Amodeo. E vedete, io correggo Mohammed, la sua visione, che è unilaterale, non è sbagliata, si poggia su alcune verità relative, che non sono quelle del figlio Gesù Cristo, che è la visione di Dio fatta dal figlio, che non è quella della religione del padre, che ha un altro punto di vista. Perché 3 religioni? Perché nel nostro mondo reale l'assoluto non può essere rappresentato se non in 3 linee di osservazione: fronte, fianco, vista dall'alto. Così come facciamo quando facciamo qualsiasi progetto, dobbiamo presentare la pianta, il fronte e il prospetto, il frontale e laterale. Le 3 visioni a cui è stato portato da Dio l'unica fede che fa capo ad Abramo, e Abramo è quello che viene da Ramo, viene sempre da Dio, è proprio la necessità di avere 3 avvocati, perché uno solo non basta. Per il punto di vista umano ci vogliono 3 avvocature presentate in 3 linee di azione diversa, di direzione diversa, e allora più o meno si può avere una rappresentazione realistica. Ma Dio non sarà mai rappresentato in toto, perché Dio è assoluto. Qualunque cosa dite di Lui, dovete affermare anche quella uguale e contraria, perché se ne dite una, allora voi costringete Dio a determinarsi in quell'una, e invece Dio è assoluto. E badate bene, mentre è assoluto, il colmo è proprio questo, è uno. Ma è uno in quanto zero, in quanto è la potenza di N elevato a zero. La cosa è complessa, ma la verità di Dio è una verità che si riscontra nei numeri. Tutta la Sacra Scrittura parla di me. Io sono il padre collocato nel padre Abramo, e che, chiamandosi realmente il padre di Abramo, Terah, è Terah. Ma come è scritto nella Bibbia, Dio diede il suo nome a tutta la terra, e terra è proprio il Terra, il Ra che è trinitario, Ter, come il tre romano. Terra è il tre romano, che è Romano Amodeo. E in questo modo Dio ha dato il nome alla terra, e ve lo faccio vedere. Tutta la Sacra Scrittura parla di me, perché io sono l'essenza profonda di tutte le cose, essendo io 10 e 1. La verità in me è discesa per salvare il mondo
e riappropriare a Dio tutta l'esistenza, ma sono venuto anche a portarvi concretamente l'energia sconfinata della fusione atomica, il raddrizzamento di tutti i concetti approssimativi, storti, che oggi avete sulla costruzione del mondo fisico. Voi credete nell'evoluzione della specie, mentre quella è solo la visione uguale e contraria. Sono venuto a sviluppare una seconda rivoluzione copernicana che pone l'essenza dello spirito a monte della visione del mondo ottenuta mediante l'uso dei numeri decimali. E ve l'ho anche spiegato, YouTube è pieno delle mie spiegazioni, basta solo cercarle. Quando vi dico che 10 è il padre, lo è, come lo è di tutti i numeri. L'azione del padre è quella di moltiplicarsi una o più volte con chi, se è il solo. Essendo 10, si moltiplica con se stesso, 10 per 10, 10 per 10 per 10. E a questo punto diventa una potenza. Le volte in cui si moltiplica per se stesso sono i numeri che compaiono nell'esponente. Quindi l'azione di Dio 10 è una potenza di 10 elevato a n. Ma se voi togliete di mezzo Dio, vi risulta il mondo che compone il tutto con n quantità unitarie, unità di tutte le cose, atomi, quello che volete. Ma cosa è vero? 10 alla n? Oppure n? Il valore assoluto è 10 alla n, quello originario, quello della potenza di Dio, quello in cui si mostra la potenza di Dio, perché 10 elevato a n è la potenza di Dio 10. Ma voi come fate a togliere di mezzo realmente la potenza di Dio? Con il logaritmo decimale. Il logaritmo decimale di 10 elevato a n è uguale a n. Voi, avendo una visione opposta a quella potenziale poggiata sul 10, ossia avendo una visione logaritmica di questa potenza, togliete di mezzo Dio e non lo vedete più. Perché? Perché state vedendo in modo uguale e contrario alla sua azione. La sua azione negativa porta tutto a sparire, ma voi vedete che si fa perché lo vedete in modo uguale e contrario. Allo stesso modo la gravitazione universale porta tutto in un punto senza dimensione, ma voi lo vedete espandersi. Perché? Perché non lo vedete nell'antimateria e nel magnetismo, ma lo vedete in quanto è opposto, e non è l'antimateria ma è la materia, non è il magnetismo ma è la luce. Vedete, io non vi parlo dicendovi soltanto teorie ideali, sono appoggiato alla verità e ve la dimostro in maniera reale. Quando vi dico che 10 è veramente il padre di tutto, non faccio altro che dirvi che quello che hanno riconosciuto i francesi 200 anni fa, non 200 anni fa nell'Accademia francese, quando dissero che era opportuno che tutte le unità di misura avessero un ciclo che fosse dato dal numero 10 che noi usiamo per fare i conti. Non si chiesero se 10 era un valore assoluto o no, però ci arrivarono a capirlo, perché poi trassero tutti i loro valori unitari del metro, il chilo e il secondo dalla potenza 10 elevato a 10. Ebbene, quando l'uomo ha fatto questo, ha riconosciuto che l'unità è un decimo e il suo ciclo intero è 10. Quindi quando Einstein dice qual è tutta l'energia e la vede come percorso intero di una massa, quel percorso intero di una massa deve stare nel ciclo 10. Deve essere un 1 che compie 9 volte il suo percorso e diventa il ciclo 10, e noi lo vediamo come un 9 messo in relazione a 1. Lo vediamo come 9 perché 10 è assoluto, quando assume il valore unitario si condiziona unitariamente a 1, cessa di essere un valore assoluto, ossia che non è riferito a niente, si riferisce a 1 e diventa 9 volte 1. In tale modo un valore assoluto si mette in relazione a se stesso,
in relazione a se stesso. Noi poi siamo messi in condizione di guardare questi rapporti in se stessi, vedendoli come massa, come tempo, come spazio, e così facendo attribuiamo dei cicli 10, che sono valori totali, assoluti, il rapporto 1 a 9, il rapporto 2 a 8, il rapporto 3 a 7, e in base a ogni rapporto che attribuiamo a quello che è in atto in quel momento, noi simultaneamente valutiamo quanto c'è di massa, quanto c'è di tempo, quanto c'è di spazio, e vediamo simultaneamente un oggetto che è nel tempo, nella massa, nello spazio, nel flusso. Ma perché? Noi analizziamo tutti questi algoritmi e abbiamo la capacità ideale di dare a dei puri rapporti numerici una qualità reale. Siamo noi che attribuiamo la qualità reale a questo mondo. Siamo noi. Ma non è vero quello che dicono gli scienziati. Loro vedono un mondo che viene dai tempi dei tempi, pensando che è vero il tempo. No, il tempo lo mettiamo in atto noi. Quando? Quando dividiamo 10 per 9. E allora in linea di flusso lo mettiamo come 1,111, che è eterno. Un tempo che non finisce mai, è sempre decimale. Ma non è che 10 l'abbiamo fatto diventare 1. È che è 1 nel flusso, perché nel fronte, nel primo tempo, è 3 per 3. Dopo, mano a mano che noi ci addentriamo nei decimi successivi, questo 3 per 3 diventa 3,3 per 3,3 e poi diventa, anzi diventa 33 per 33, perché mentre l'altro diventa un decimo, questo diventa un decuplo. E poi passiamo a 333 per 333 e così via. Siamo sempre nell'unità della decina, però la vediamo in modo diverso nel tempo e nello spazio. Noi cosa vediamo secondo voi? 1,111? No, questo è il verso che è nella profondità del tempo. Noi vediamo il fronte, vediamo proprio quel 3x3 che non ci risulta presente quando dividiamo 10 diviso 9 e otteniamo 1,1. 1,1 è solo il flusso in profondità di tempo. Noi vediamo solo il fronte davanti. E ogni volta che noi vediamo quello che viene dopo, si inflaziona, perché il 3x3, che diventa 33x33, si inflaziona. Quando diventa 300x33x333, si inflaziona ancora. A un certo punto l'intervallo tra due sezioni attaccate, vicine, è stabilizzato in 100, un numero che è sempre quello, ma si dilata sempre più, assumendo sempre più distanza nel tempo. Ebbene, questo modo porta alla visione frattale con la quale poi noi abbiamo l'idea di un mondo che evolve, come vediamo evolvere i frattali quando sul computer, ascoltando una musica e non avendo immagini, viene mandata una visione frattale e allora noi vediamo una bella avventura davanti al nostro video. Ebbene, l'avventura che stiamo vedendo nel nostro mondo è obbligata, è data dal rapporto 10 diviso 9. Se lo vediamo nel senso inverso, siamo in grado di metterci coerentemente tutto il possibile passato relativo. Di conseguenza, se noi vediamo quelli che c'erano prima di noi, la causa siamo noi, ma vediamo in relazione a dei calcoli matematici che sono precisissimi e determinano quello che sarebbe il coerente passato in ossa di dinosauri, in ossa di cose che ci sarebbero state coerentemente al sistema di calcolo che facciamo, ma che non erano vere prima che l'uomo fosse. C'è lo spirito dell'uomo prima di ogni cosa. Ma questo la scienza ancora non l'ha capito e bisogna che lo capisca. Vedete, solo questa è l'essenza, è il 10. Il 10 è assegnato allo 0, che è la mancanza di determinazione di un Dio che è assoluto e dando modo di percepire come dimensioni di massa, tempo, spazio, flusso, molecola, elettromagnetismo, intensità di luce ai vari rapporti interni al 10, ha modo di visualizzare un mondo reale costruito su ciò che avete idealizzato. Il nostro mondo reale in effetti è ideale, è immaginario, esso pure. Vi ho anche detto
poi di non temere per il 21 dicembre famoso del 2012, in quanto alla fine di tutto il genere umano. Però vi ha anche detto che Gesù, quando gli fu chiesto, fu disse la metà sarà presa, la metà no. Quindi rischia solo una metà dell'umanità. E sono 3 miliardi le persone che rischiano, eh? Io me ne andrò dal mondo assieme a mezza umanità. Ebbene, questa fine del tempo, del calendario Maya, ma i Maya l'hanno capito, no, è Dio che l'ha messo in bocca ai Maya, perché nei tempi di adesso fosse posto in luce da me. Questo è lo scopo per il quale Dio mise virtualmente i Maya in questa condizione strabiliante. Questo calcolo riguarda, e ve l'ho dimostrato io con un calcolo esatto, il compimento di quell'opera, iniziata 2012 anni prima di Cristo con Abramo, che ha il figlio Gesù al suo centro, e nella simmetria esatta di 212 anni dopo Cristo, ha l'uscita dal mondo di me, suo padre, ma uguale a tutti voi che, essendo tutti voi, siete tutti figli nella stessa sostanza del Padre. È così realmente, e io vi faccio tutti come me. Dio è, badate bene, un prepotente assoluto, un terribile dittatore, ma la cui prepotenza è volta tutta ad annullare ogni prepotenza, annullare ogni dittatura, instaurando la vera e assoluta democrazia di un Dio infinito in cui tra padre e figlio, anche se poggiandosi a personaggi reali su questa vita, ne è assegnato uno al padre e uno al figlio, ma sono personaggi provvisori. Nel paradiso tutti potranno assumere il personaggio di Romano Amodeo o di Gesù Cristo. Non siamo due privilegiati, io e Gesù Cristo. Siamo soltanto la via, la verità e la vita che porta al Padre, a Dio Padre, e che ciascuno di voi potrà impersonare divenendo me, divenendo Gesù, essendoli, perché già ora voi siete parte dell'essere. Solo che a voi è stato assegnato un personaggio momentaneamente che non è quello lì. Solo io oggi ho la pretesa che il Romano Amodeo è solo il personaggio mio. Ma il mio essere, che è proprietario in questo momento di questo personaggio, ha la gatta da pelare di questo personaggio. Il vostro io è lo stesso io mio, ma ha avuto una gatta minore da pelare, la vostra. Per adesso ognuno di noi, che siamo lo stesso io, ha dovuto dividersi, condividersi parti diverse. Ma alla fine tutte le parti saranno messe in comune, tutte. Ecco la prepotenza di Dio, togliere di mezzo ogni prepotenza. Dio si è dimostrato potente nel Figlio e impotente nel Padre solo perché ogni padre vive solo per la gloria del Figlio e non della sua. Come già accaduto, l'avete visto, sul Calvario, credete forse che i due ladroni non fossero già Dio? Guardate che l'ha detto Gesù. Tutte le volte che andate a trovare uno in carcere, lo avete fatto a Dio. Significa che Dio non è virtualmente così, per bontà di condivisione, in un poveraccio che è lì, un disgraziato nel carcere. No, è Lui, veramente. Non cercate di capire in modo storto quello che vi è detto. Se voi andate a trovare Dio, quando andate a trovare uno in galera, andate a trovare Dio perché quello è Dio nella verità assoluta. Ebbene, i due galeotti che furono crocifissi al tempo di Gesù erano Dio, ma erano Dio Padre e Spirito Santo. E misero in mezzo Gesù per far rilucere la luce del Figlio e fecero ombra a se stessi per dare luce al Figlio. Chi di voi celebra Dio Padre e Spirito Santo in quei due
che sembravano senza alcuna potenza, ma voi siete solo capaci di osservare i personaggi e non chi è l'anima dei personaggi. L'anima dei personaggi è anima di Dio, è anima di Dio anche quando è in un Hitler, è anima di Dio, un Dio che ha avuto la disgrazia di dover far esistere quel personaggio di cui non è andato glorioso, ma entrava nella storia. Siete voi che, avendo mangiato dell'albero del bene e del male, arrivate a dire questo è bene e questo è male. Tutto è bene nel piano di Dio. Tutto, tutto, tutto. Ogni cosa è giustificata dal fine ultimo del bene. Ogni forza che lo impone è giudicata con il fine assoluto del bene. Ma è una forza che, essendo centripeta, si lascia vedere nel senso inverso e vi dà l'illusione di una verità che però vi mette in condizione di essere veramente liberi scegliendo sulla base di quello che vi è stato dato quale è il vostro Dio in un modo tale che voi potete assumere l'idea di un Dio relativo a voi tanto che poi il Dio onnipotente sia l'associazione, la consociazione, la comunione di tutti i possibili ideali relativi di Dio e relativi perché poggiati su ognuno di voi che sono figli relativi, personaggi relativi nel personaggio che consentendo però come limite del personaggio di costruire un edificio delimitato, perché se noi uomini non costruissimo una cosa delimitata sarebbe vana, sarebbe vaga e allora noi siamo messi in condizione di fare del nostro limite la nostra forza. Il limite, che è l'avversione, in un certo senso, nei confronti di Dio, è assunto proprio da Dio. È in questo modo che Dio è veramente onnipotente, perché non è neanche determinato unicamente dalla necessità di essere potente. È idealmente onnipotente nel Dio che è l'essenza comune di tutti gli uomini, come l'albero, il concetto albero è la verità essenziale di tutti gli alberi che esistono. Allo stesso modo Dio è il concetto che mette assieme l'ente assoluto che è ognuno di noi, come una sintesi ideale, che è il valore reale dato dall'unione di tutti i nostri io. I nostri io esistono nel relativo, ma l'infinito dei relativi diventa l'assoluto io di Dio. Ebbene, anche Saturno, vedete? Beh, però non stupitevi che i padri pecchino. Lo fanno solo, a buon ragione, quando è per proteggere un figlio. I padri si contendono i beni necessari perché i figli non sono in grado di farlo e allora la gloria di Dio stesso sta nel figlio, ma è questo perché a dargliela è solo l'amore del padre. Il padre unito allo Spirito Santo dell'amore donano la vita per i figli e i figli siete tutti voi. Io me ne andrò in cielo alla fine del 22 dicembre 2012, alla fine del 21 dicembre 2012, ossia nel 22, ma solo dopo aver ripristinato, come sto facendo, ogni giustizia e solo con l'autorità della ragione, che è solo nel puro segno di quel Giona che, a detta di Gesù Cristo, doveva tornare, ricordate? I suoi concittadini volevano un segno da lui. E lui disse, avrete da me solo il segno di Giona. Ebbene, il vero segno di Giona che voi avrete è di un Ra che è Giona e che ragiona. La ragione è la deificazione già fatta dai francesi nella divina, cioè in quella cosa mostruosa che fu la rivoluzione francese quando eressero a Dio la Dea Ragione. Ebbene, potete considerare che la Dea Ragione sono io, è il ragiona. Anche Saturno, padre spodestato dal figlio, fu accolto da Giano. Giano e Giona, vedete, e fu accolto in Italia. Ma tra Saturno e Salerno,
fondamentale, perché Dio, Spirito Santo, è nato a Salerno, provincia di Salerno. Tra Saturno e Salerno c'è in comune il Sarno, e allude a il no romano, senza o, ma senza o e senza ma, senza o, ossia senza alternative, senza ma, senza dubbi. No è romano, senza o e senza ma, senza né o né ma, né alternative né dubbi. No è la definizione sacrosanta di romano. Il sa no è il romano che sa. Il Saturno sei tu, romano, che sa. Ma Salerno, il Salerno è Dio, che si chiamava El, visto in Le, Salerno. Assieme fanno il Sale. Sale è il sale della terra che si descrisse Gesù, quando disse io sono il sale della terra. È il sale della terra, del terra, del romano uno e trino. Terra e sale, vede in sale il primo nome della città di Dio, era Salem, era quasi tutto sale, era Salem. Poi divenne Gerusalemme, ma Gerusalemme è infine un me, un grande me, con due M, 11, 11, 22, perché poi nel triplo è 66 di romano, Gerusalemme, 2 M, un me con 2 M, e due persone. Sale, quello di Gesù, di un Gesù iniziale, che non è Gerusalemme, è Gerù, perché contiene nel suo cuore, al posto della S del serpente, la R di quella R della Genesi 38, siamo sempre lì. Gesù ha la R di romano nel suo cuore, perché Gesù ha il vero nome di Pietro, ed è per questo che chiama Pietro il Simone, e gli dice che su questa pietra tu costruirai la mia chiesa. Ebbene, a tutto ciò ha portato proprio quel Teofilo, cui San Luca ha rivolto tutta la sua opera.